Se sei introverso ma vorresti iniziare a fare video, ecco come sentirti più sicuro di te stesso. Conosco bene quella che è la paura di mettersi davanti ad una telecamera e parlare. Più di 10 anni fa avevo lo stesso identico problema anche io. Ma se non avessi preso il giusto coraggio, oggi non sarei nessuno e molto probabilmente non avrei un'azienda così grande che aiuta decine di migliaia di persone. Quindi prova queste 3 cose che mi hanno aiutato molto quando mi trovavo agli inizi. Quello che facevo quando realizzavo un video era semplicemente pensare ad un argomento e poi provare ad improvvisare davanti alla telecamera. Volevo semplicemente sembrare naturale e non avevo idea che questo avrebbe rallentato di netto la creazione dei miei contenuti. Infatti, uno dei consigli che voglio darti all'inizio è: scrivi i tuoi video parola per parola, quello che può renderti più sicuro di te, perché sai già quale sarà poi la tua prossima frase. Secondo consiglio: smettila di essere ciò che non sei, non è sostenibile. Non cercare di utilizzare termini troppo formali o sembrare un super figo. Hai di fronte delle persone che vogliono semplicemente imparare o vogliono essere intrattenute, non sei ad un esame universitario. Quindi utilizza lo stesso identico tono che useresti parlando con un amico. Questo renderà i tuoi contenuti molto più naturali. Terzo ed ultimo consiglio: se hai difficoltà a stare seduto davanti alla telecamera e parlare, crea semplicemente dei video mentre cammini. Tantissimi creator infatti pubblicano contenuti in stile vlog spiegando concetti molto importanti. Io stesso più di 10 anni fa ho iniziato a girare i miei primi contenuti a video selfie e la gente mi prendeva in giro, perché all'epoca non era una roba consueta trovare le persone a fare video in giro. Quindi semplicemente trova tutti quegli elementi che potrebbero renderti meno nervoso e inizia a pubblicare il tuo primo video con coraggio, non aver paura. La perfezione non arriverà mai, quindi tanto vale iniziare in maniera imperfetta.